Il team Movistar, cari amici di In Bici, è uno dei tre team di ambito World Tour equipaggiati da SRAM, la casa statunitense che produce gruppi di trasmissione, e nella sua famiglia ci sono anche ruote di altissima gamma come le Zip. Siamo proprio in casa Movistar, uno di questi tre team World Tour equipaggiati da SRAM, con Alessandro, meccanico ufficiale, alla scoperta di queste Canyon equipaggiate con il Red. Allora Alessandro, quali sono le preferenze dei corridori in merito alle rapportature? Cominciamo da queste. Diciamo i corridori più leggeri, scalatori, hanno una preferenza di un 52-39 per quanto riguarda le corone così, mentre i corridori più potenti o velocisti usano quasi esclusivamente 41-54. Con un'architettura dei rapporti, ricordiamolo perché è importante, che è diversa da quella convenzionale, ovvero in casa SRAM sulla cassetta c'è un pignone minimo da 10 denti, quindi sì, di conseguenza sì. Le moltipliche cambiano. E come pignone quello che si usa maggiormente è un 10-30. 10-30, poi c'è anche il 10-33 in caso di salite molto ripide. In questi giorni che il Giro d'Italia comunque presentano sempre degli strappi o... Diciamo che in Italia è sempre una falsa pianura, e la maggior parte dei ragazzi usa un 10-33. Le tappe di montagna dura, SRAM ci fornisce anche di un 10-36, però in quell'occasione dobbiamo cambiare cambio e usare un cambio diverso. Senti, SRAM ovviamente pensa anche ai freni anche in questo caso tutti idraulici, ecco, in questo caso rotori 140-160? No, come la maggior parte, 160 anteriore e 140 posteriore. Bio neutro è più facile, poi comunque certo. È riprovato che la frenata è migliore. Allora la gestione, l'interfaccia di gestione di SRAM è quella ETAP che probabilmente tanti conoscono, ossia con una gestione della cambiata diversa da quella convenzionale. Cosa dicono i corridori di questa cambiata ETAP? No, sono contenti. E poi c'è anche la possibilità di avere un blitz, che praticamente è un pulsantino che può essere montato qui oppure qua sotto, che è wireless. Dei pulsanti remoti che affiancano i comandi cambio. Quindi si possono mettere una doppia coppia di comandi addizionali. Potrei metterne anche 6. Anche 6 qua come... Quindi posizionamento in base a tutte le preferenze. Infine le ruote Zip, in sì, questo Zip, caso su questa bicicletta di Albert Torres abbiamo delle due profili 454, che sono quelle un po' più NSV. Alte, i 353, e poi per le classiche usiamo anche la Firecrest, che è una 303, però quella è una ruota prevalentemente per le classiche del Belgio. Ecco, un cerchio più duro. In caso di grandi giri o di classiche, diciamo, con percorso misto, qual è la ruota più apprezzata? La 353 è quella più usata, infatti noi di queste non abbiamo una decina di ruote in cambio, però è la 353 quella più usata. E poi è una cosa nuova, abbiamo anche delle 858, quelle che normalmente le altissimo usate, profilo. Abbiamo ricevuto anche dei posteriori, però è quasi difficili da guidare. Non si usa. Ecco, quindi i corridori continuano a preferire il profilo medio, esatto. Con una tipologia, un'interfaccia di gestione della copertura tubeless, ma non solo, hookless, perché in questo campo Zip è azienda che ha spianato la strada. Allora, questo hookless come si comporta in gara? Bene, cioè, la cosa importante è il tubeless in sé, che è più scorrevole, più veloce, questo ci sono dati. Poi onestamente la differenza tra hookless e hooked è minima, no? L'importante è poi non avere altro tipo di sorprese, però il concetto è quello di avere una ruota più veloce. È una ruota che si può gonfiare anche a pressioni più basse, perché questo... No, assolutamente non possiamo superare le 5 atmosfere. Non potete andare sopra le 5 atmosfere, altrimenti si rischia si sul serio. I corridori però all'inizio erano un po' reticenti sul tubeless, ma forse anche sull'hookless. Adesso invece mi sembra di capire che tutti si sono abituati e affezionati a questo sì. Standard. Diciamo che è anche una cosa per forza maggiore, perché il tubolare ormai va scomparendo, quindi non hai la possibilità neanche di avere la fornitura. Infatti comunque sono alla mano, che sono molto più veloci rispetto a un tubolare. Quindi anche gli scalatori sono passati al tubeless. Ma gli scalatori erano quelli meno da convincere, quelli più da convincere erano i velocisti. La rigidità di un tubolare dava una diversa sensazione sprintando che non quella un po' più soft, blanda di un tubeless, diciamo. Grazie allora Alessandro, in buon lavoro!